Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Continuiamo il nostro viaggio nell'Esposizione Internazionale di Musica del 1881. Questo contributo è tratto dalla rivista Il Teatro Illustrato. Questo articolo non è arricchito da disegni, ma inserisco un'immagine sempre dell'esposizione, ma di altra fonte. Leggo l'articolo. Esposizione internazionale di musica, primo, gli strumenti a tastiera. L'esposizione musicale nel locale del nostro conservatorio è visitata da tutti con vivo piacere per la coppia di oggetti preziosi che vi si trovano raccolti. Fu questo un pensiero veramente felice e coronato dal migliore dei successi. Chi pone piede nel primo andito della mostra vede tosto alcuni pianoforti distinti gli uni dagli altri per diverse innovazioni di maggiore o minor conto. Singolare fra tutti è un pianoforte con nuova tastiera cromatica della ditta Brizzi e Nicolai di Firenze. In questo strumento è invariabile la successione di un tasto bianco ed uno nero e non appare più la base tipica del nostro sistema musicale. Non pronunciamo un giudizio definitivo su questa innovazione, ma solo osserviamo che l'ordine dei tasti del pianoforte, dell'organo e dell'armonium non è per nulla arbitrario, ma è bensì il risultato delle speculazioni teoriche e della pratica di parecchi secoli, infine del logico e naturale sviluppo dell'arte dei suoni, e che perciò doversi con cautela accogliere quelle innovazioni che sovvertono tutto un sistema sancito dall'esperienza e coronato da successi meravigliosi. Nel nuovo strumento il Si e il Do e il Mi e il Fa perdonsi in una fuga di tasti non avente più alcuna relazione con le fasi storiche dello strumento, né con quelle teoriche fondate sul principio tetracordale dei greci antichi, e cioè sulle serie tipiche Si, Do, Re, Mi e Mi, Fa, Sol, La nei tetracordi disgiunti e Mi, Fa, Sol, La e La, Si bemolle, Do, Re nei tetracordi disgiunti. Ma come abbiamo detto, questo non è che un modesto e provvisorio parere che siamo pronti a modificare, se ve ne sarà il bisogno, dopo un meno fuggevole esame dello strumento in discorso. Non crediamo di apporci male, ritenendo che questa nuova tastiera sia stata suggerita dall'intento di fondare la scienza dell'armonia dei suoni non più sui gradi diatonici della nostra scala, ma invece sulla serie dei 12 semitoni. La Casa Pleyel, Wolf e C. di Parigi ha esposto un pianoforte verticale con una pedaliera orizzontale per uso di studio di 3 ottave e mezzo, 30 note, larga 1 metro e 40 centimetri, lunga 1 metro e 50 centimetri ed una seconda tastiera traspositrice. Questa tastiera, che come la pedaliera si adatta a tutti i pianoforti, permette di trasportare un pezzo di musica in tutti i toni, suonando sempre in un tono unico. È questa tastiera suppletoria e che si sovrappone a quella stabile, che innalza o abbassa un dato pezzo di un semitono, di un tono e più, sino ad un'intera ottava, secondo che la si fa scorrere a destra o a sinistra, essendo alquanto più corta della tastiera principale. L'apparecchio non potrebbe essere più ingegnoso,
ma ci sembra ideato per arrestare, anziché per far progredire, lo studio della musica. I dilettanti e quanti sono digiuni di nozioni d'armonia accoglieranno del resto con favore questa innovazione, per se stessa ingegnosissima, perché può loro, in più di un incontro, tornar utile. Ma gli artisti di vaglia non ne faranno gran conto. Il Wolf è l'uomo delle invenzioni e a lui, egregio pianista, devesi anche il pedale tonale, applicabile pur esso a tutti i pianoforti a coda o a corde oblique, fabbricati dalla stessa casa Pleyel Wolf & C. Il pedale tonale serve ad alzare uno o più smorzatori, secondo l'armonia voluta dal pianista, e permette di separare l'armonia tenuta dalle note di passaggio, le quali, ha osservato benissimo il Reyer, come il loro nome lo indica, non devono fare che passare, poiché esse sono estranee all'accordo. Mercé questo perfezionamento sono tolte la confusione e la cacofonia che nascevano dalle corde del pianoforte allorché suonavasi col pedale comune del forte, il quale alza non i soli smorzatori dei suoni voluti, ma tutti indistintamente. Gli amici del rumore però non si lagnino, perché il pedale tonale nulla toglie ai soliti pedali, che possono funzionare lo stesso quando il pianista lo voglia. Il pedale tonale od armonico lo si colloca sotto il pianoforte vicino agli altri due ed è l'annesso di una piccola tastiera di un'ottava posta di dietro e al di sopra della grande, nella guisa di una tastiera di registri e della quale ciascun tasto, sotto la pressione rapida del dito, toglie istantaneamente gli smorzatori dello stesso nome, da un capo all'altro dello strumento. Si possono abbassare più tasti alla volta, per esempio quelli dell'accordo Do, Mi e Sol, in modo di avere queste note pronte a vibrare liberamente insieme in tutte le ottave. Ed è allora che adoperasi il nuovo pedale, che è necessario di abbassare perché l'effetto voluto si produca nel suonare e che basta lasciare perché questo effetto cessi istantaneamente. Sebbene sia difficile trarre partito da questo congegno nei passi rapidi, pure merita grande considerazione, essendo inteso a rendere agli accordi la loro maggiore purezza ed omogeneità di risuonanza. Sono esposti diversi altri pianoforti, fra i quali è di grande pregio quello di Caps di Dresda, a coda con triplice incrociamento di corde e con risuonatore. E accanto a queste formidabili macchine sonore d'ultimo perfezionamento, è bello il riguardare gli umili strumenti dai quali ebbero origine. È notevole il manicordo, monocordium, claviciterium, specie di citara a stanghette, tasti claves, le cui corde metalliche sono poste in vibrazione non dai saltarelli armati di penne, come nelle spinette e nei clavicembali, né dai martelletti del Cristofori, come nel pianoforte, ma da una tangente metallica, linguetta d'ottone. Tutto il meccanismo, semplice e primitivo, consiste in una stanghetta clavis, alla cui estremità è confitta detta tangente, la quale, allorché si abbassa un tasto, si alza dal lato opposto,
e va a colpire le due corde all'unisono per ciascuna nota. Questo manicordo appartenne ad Eleonora di Montalvo, fondatrice dell'Ordine delle Montalve nel 1659. Vi sono pure esemplari di uno strumento chiamato virginale, prediletto da Elisabetta regina d'Inghilterra. Era una specie di spinetta di forma quadrata, perché la spinetta propriamente detta, e che si suole attribuire al veneziano Spinetti, aveva invece la forma di un'arpa coricata orizzontalmente sopra una cassa armonica. Di molto interesse storico sono i modelli dei perfezionamenti della meccanica del pianoforte, dal primo saggio di martelletti del padovano Cristofori, 1711, ai congegni dello Schröter, Dresda, 1717, Marius, Parigi, 1716, Stein, Augusta, 1725, Mason, Londra, 1750, Zumpe, 1754 e Broadwood, Londra, 1780. Fra gli strumenti a tastiera dobbiamo menzionare un organo portatile a doppia tastiera e 16 registri, alcuni dei quali eccellenti per dolcezza d'impasto e bella imitazione di altri agenti sonori. È dovuto alla fabbrica di Esti, di Brattleboro, Vermont, nel nord dell'America. L'organo del Bernasconi, collocato nella sala del conservatorio, è mirabile per la venustà del ripieno, di una potenza sonora anche superiore al bisogno del locale. In questo organo la strumentazione è svariatissima e riuscita così bene da simulare gli strumenti imitati alla perfezione. È un lavoro pregevolissimo e che onora l'arte italiana. L'ingegnere Enrico Porta di Genova ha voluto riparare all'inconveniente capitale del pianoforte. Il pressoché immediato affievolimento del suono e da quello dell'armonium, la deficienza di brio. Riunendo questi due strumenti in uno solo, nel clavi orchestrion, fornito di ricca strumentazione, compresa la gran cassa coi piatti turchi. L'istrumento ha come l'organo una pedaliera ed è importante il notare che il pianoforte e l'armonium si possono, volendo, separare l'uno dall'altro senza alcun inconveniente e servirsene come meglio talenta. Il clavi orchestrion, come esprime il suo nome, mira a sostituire in certo modo l'orchestra. Venne ideato dal suo autore, che forse si ricordava di altri strumenti congeneri di Alessandre, anche per rendere meno enorme la differenza che passa tra la musica orchestrale e quella ridotta per pianoforte. È bensì vero che le riduzioni non appartengono che in rari casi alla grand'arte e che per quanto il clavi orchestrion sia uno strumento ingegnoso, non potrà che parodiare l'orchestra e gli effetti che le sono tutto propri. I visitatori dell'esposizione si fermano compresi da un senso indefinibile innanzi ad un pianoforte sul quale Gaetano Donizetti compose alcune fra le sue più belle opere e che il famoso maestro voleva si conservasse come uno dei suoi più dolci e preziosi ricordi. Il contributo non è firmato. Vi invito a vedere il prossimo video sull'Esposizione Internazionale di Musica e vi ricordo
che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!